Bene, proseguiamo anche oggi dopo un po' di tempo, lo ammetto, ho sbagliato. Non sono riuscito a mantenere la costanza neanche stavolta, però la carrellata di film o panoramica d'autori, cioè questi videoni lunghi, belli super adoranti, in cui vi leggo i miei commenti, il mio taccuino, i miei taccuini sui film che vedo. Un po' di film da, penso, da dicembre in poi, l'ho fatto un paio di volte a settembre, ottobre, è stato bello in realtà, perché questi videoni di 30, 40, 50 minuti in cui parlo di 5, 10 film, uno più bello dell'altro, in realtà mi piacciono, e poi leggendo dal mio taccuino tendo a dire cose più intelligenti di quelle che direi così parlando a braccio, quindi in realtà mi soddisfa. Poi faccio un bel ricapitolone a distanza di mesi e ripenso a film che ho visto un po' di tempo fa, e rileggendo quello che ho scritto sul taccuino magari mi vengono in mente cose aggiuntive, cose in più, pensieri, riflessioni, paragoni con film che all'epoca non avevo ancora visto e poi invece sì, insomma lo trovo bello. Sono video mattoni, sono video lunghi, però è vero anche che quando ho fatto 1 ora e 50 a parlare di libri è andata bene, quindi magari fare 1 ora a parlare di film può funzionare anche lui, chissà, o magari non funziona e chi se ne frega, io mi diverto così. Bene, allora ho deciso di partire da un vero capolavoro, un film che ho visto al Modernissimo, qui a Bologna, no? Sapete, il Modernissimo, una delle sale della Cineteca, aperto proprio l'anno scorso, e la programmazione della Cineteca è fatta al 90% di grandi titoli e di grandi autori. E partiamo quindi dal 16 gennaio 2024, sì, più tardi, no, non novembre, diciamo, un po' più tardi. E Justin, cos'era, nel pomeriggio, vero? Sì, nel pomeriggio del 16 gennaio di quest'anno, Justin The Dreamers di Bernardo Bertolucci. Ne ho visti tanti di film di Bertolucci, 900, Strategia del Ragno, Il Conformista, ne ho visti parecchi, L'Ultimo Tango a Parigi, L'Ultimo Imperatore, ne ho visti parecchi. The Dreamers mi mancava. Che capolavoro. Non so da dove partire, o meglio, so sicuramente di dover per forza partire dalla fotografia, quella calorosa, arancione, estiva fotografia, ma poi non so in che ordine tessere gli altri elogi di questo film. Ecco, commento divagante. Non appena ho visto Michael Peak nella prima scena mi è tornato subito in mente il suo ruolo in Funny Games, e per un bel po' non sono riuscito a togliermelo di mente, no? In Funny Games di Haneke, Michael Peak, il protagonista di questo film, interpreta una parte da psicolabile, violento, assassino, una roba inquietantissima, ed è stato molto bravo, quindi quando l'ho visto in questo film ho detto oddio, ma Provavo sensazioni un po' sinistre legate alla sua persona, è stato proprio bravissimo in quel film, come in questo. Beh, poi è cominciato il voiceover, come in certi film di Scorsese, solo che si parlava di cinema come arte e come politica, si parlava del maggio francese e gli spezzoni di film sovrapposti alle scene di questo, Jean-Pierre Léaud in strada che urlava, la citazione Fino all'ultimo respiro, che avevo visto pochi giorni prima sempre in Cineteca, lì sì che mi fanno i programmi con un'intelligenza, con delle connessioni, i cinefili attivisti che si incatenano davanti alle sale, poi quei due, Theo e la sorella, così giovani, così belli, così liberi, con l'intesa elettrizzante e giocosa dei personaggi di Jules e Jim verso l'inizio, ma anche una strana componente morbosa che mi ha fatto pensare un po' al Bacio della Pantera di Schrader, no? Con Natasha Kinski, o qualche altra cosa, anche Malcolm McDowell, qualche altra cosa, qualche altro film che non riesco a identificare. Ecco sì, forse Gruppo di Famiglia in un interno di Visconti, con quella dinamica fratello-sorella, amico stretto, un po' incestuosa, un po' sensuale, ma in maniera un po' inquietanti. Sono al di là della società civile, ma al di sopra o al di sotto. La trama di The Dreamers, forse sì, meglio se lo dico, insomma, riguarda praticamente un ragazzo appena arrivato a Parigi che conosce due fratelli che hanno casa libera per un mese, e nel mezzo delle sommosse, delle rivolte del maggio francese nel 68, loro tre, i due fratelli e sorella e questo ragazzo protagonista, si chiudono in casa praticamente a giocare, fare sesso, mangiare cose stantie, in una maniera del tutto selvatica, quasi erotica, fuori dal mondo, no?
per fare una mezza cita d'annunzio, splendida nudità, no? Come diceva in Stabat Nuda Estas, splendida nudità, ecco come li voglio descrivere questi tre ragazzi. Sono poliamorosi, decadenti, attivisti per entusiasmo, colti ma non dotti, studiosi ma senza culturalismo, sono estemporanei, sono inventivi e savici, come solo i bambini sanno essere, i bambini che nel loro giocare, divertirsi e scherzare sanno anche essere crudeli, molto cattivi tra di loro, però giocando, sempre con l'innocenza del bambino che però a volte diventa cattiva, il bullismo, la presa in giro, giochi, quando si fanno i ruoli, giochi di ruolo tra bambini, io faccio questo, tu fai quello, saltano fuori a volte anche delle dinamiche molto cattive che i bambini elaborano attraverso il gioco. Questa piccola oasi anarchica in mezzo ai tumulti politici, fatta di un intimismo ideologico e ribelle, fatta di corporalità e di tormento, incapace di farsi conoscere dal mondo esterno, depravata ma equa, è stata uno spettacolo estetico e morale, inquadrata con paurosa fluidità da una regia ammiccante e gioiosa, non senza mille raffinatezze come l'uso continuo degli specchi, i tre ragazzi che si rivedono gli uni negli altri, ma anche il tema della superficialità dell'immagine, del cinema, della vanità, nella sua duplice accezione, o di inquadrature dentro l'inquadratura, finestre, cornici, letti. E poi arriva la storia, con la S maiuscola. La vividissima storia che manda letteralmente in frantumi questo sogno di cristallo. È incredibile come Bertolucci in pochissime scene, all'inizio e alla fine, renda un ritratto focoso ed emozionante delle rivolte studentesche. Lì davvero è magia del cinema. Non so cosa sia, se è la regia, il montaggio, la fotografia o la recitazione, ma le pochissime scene di quel rende urbane manifestazione mi hanno messo i brividi fin dai primissimi momenti. E per non parlare poi del finale. Il fanatismo rabbioso e violento al servizio di una giusta causa, però, o il pacifismo romantico che spesso è solo maschera della vigliaccheria, non è questo il dilemma. Da un lato c'è sì il fanatismo rabbioso e violento, l'estasi, il brio, l'orgoglio, l'ardore, la violenza estetica di partecipare alla rivoluzione, di cambiare il mondo, però appunto con cattiveria, con violenza, oppure il pacifismo teoretico, un po' poetico, un po' romantico, che però spesso nasconde in realtà la paura, la vigliaccheria, l'infingardaggine, l'egoismo. Questi sono i poli che ti mostra politicamente il film. E il film non risponde. Il film ti fa prima innamorare profondamente di tutti e tre i personaggi e della loro bolla, poi li getta nel mondo e ti costringe ad accettare che sceglieranno vite diverse, separandosi per sempre. Ma no. Je ne regrette rien. La canzone di Edith Piaf nel finale. Paurosa, no? Questi vivono un mese insieme, questa cosa pazzesca, poi entrano nel mondo, entrano nella storia e ti rendi conto che sono inconciliabili. Loro che hanno raggiunto la massima intimità, la massima vicinanza, la massima fiducia, la massima apertura tra di loro, sono completamente incompatibili, inconciliabili, e appena escono da quel microcosmo della casa senza genitori, si dimostra tutta la loro diversità, tutta la loro profonda diversità. Forse il secondo miglior film sul 68, dopo C'eravamo tanto amati, che abbia mai visto. Qui le barricate fremono, le fiamme scottano, la polizia in uniforme nera attacca alla carica piena d'odio. Ne sappiamo qualcosa, eh? Ma c'è sempre il dubbio su cui si impernia anche il conformista. Siamo veramente noi a scegliere cosa fare della nostra vita? E le ardenti ideologie non sono solo pretesti del nostro egoismo? E se anche fosse, sarebbe poi così sbagliato finché stiamo dalla parte giusta della storia? Un film pazzesco, esistenzialmente, umanamente, politicamente, socialmente, storicamente, esteticamente, fotograficamente, registicamente, sotto ogni punto di vista è un filmone, un film della Madonna che ho già voglia di rivedere, anche se l'ho visto solo 2 mesi fa, non le riguardo mai i film, ma questo è pauroso. E poi, un paio di giorni più tardi, ho potuto parlare con uno dei ragazzi con cui ero andato a vederlo, un mio amico che tra l'altro è un attivista politico molto 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 impegnato nel FGC, e ne ho potuto riparlare con lui, che dopo il film era dovuto scappare, ci siamo incontrati, ne abbiamo chiacchierato, discusso, e sono saltate fuori delle analisi molto interessanti. In primis mi sono reso conto che lui ha percepito come molto più schifoso e patologico di me il rapporto fratello-sorella. Forse, che in effetti è morboso, cioè
la sessualità non hanno propriamente un rapporto sessuale, però condividono molto della loro corporeità. Forse perché io lo contestualizzavo nei valori sessantottini del libertinaggio, o perché fra scrittura e interpretazione era perfettamente credibile gli attori. Madonna, che belli, che bravi, che sensuali, che divertenti, che capricciosi, che paurosi. Ci si credeva davvero al loro rapporto così libertino, intimo. Ci si credeva, era perfettamente credibile. A me non aveva fatto altrettanta impressione. Io gli ho fatto notare che i genitori di questi ragazzi mi parevano alquanto anaffettivi, il loro unico contatto con i figli sono gli assegni che lasciano, e che tutti e tre i protagonisti erano traviati nel loro posizionamento politico da infatuazioni puberali. Quindi insomma, il mio amico mi ha fatto notare appunto che il rapporto fratello-sorella è molto, molto morboso e malsano psicologicamente. Non l'avevo percepito così tanto appunto perché la vedevo in chiave politica, come una manifestazione degli ideali sessantottini, però è vero, è molto pesante il loro rapporto. E io gli ho fatto notare appunto che questi ragazzi erano traviati nelle loro posizioni politiche da infatuazioni puberali, personali, quindi no, che si gettano in politica non veramente per motivi intellettuali, politici, economici, etici, morali, come dicono a parole, ma in realtà per motivi bassi, ventrali, carnali. Fratello e sorella per il gusto della provocazione e dell'anticonformismo. Matthew per innamoramento e solitudine, ma nessuno di loro per salda e ben strutturata ideologia. Lui, il mio amico, mi ha fatto giustamente un bellissimo discorso politico e di classe. Ha amato follemente questo film perché rappresenta in modo eccelso l'ingerenza neutralizzante delle classi dominanti sulle ribellioni popolari. Oddio, concetto complesso. Sì, il mio amico mi ha spiegato, da buon comunista, questo lato qua come il padronato, perché alla fine questi due ragazzi sono ricchi, sono molto benestanti, però si divertono a fare i proletari, a stare con i rivoluzionari, sono insofferenti, sono capricciosi, sono viziati dalla loro ricchezza e per questo cercano di stare con i veri oppressi, con i veri umili, che però non sono loro. Anche lui, Matthew, è tipo in Erasmus, è in un viaggio di studio, sta studiando all'estero, lui è americano, può permettersi l'università a Parigi, anche lui è ricco, anche lui è benestante, eppure si mescolano con delle istanze che vorrebbero essere socialiste, proletarie, basse, e quindi dice, mio amico mi fa notare, guarda, questi sono ricchi che si appropriano, che indossano la maschera rivoluzionaria proletaria, ma non sono veramente, è un discorso di appropriazione simbolica, estetica e politica, no? L'ingerenza neutralizzante delle classi dominanti sulle ribellioni popolari, le classi dominanti che fanno finta di sostenere la rivoluzione, che magari ingenuamente il singolo individuo può anche essere inconscio di questo fenomeno, ma la classe dominante cerca di riassorbire dentro di sé la rivoluzione, di dire sì sì, ma anch'io sono rivoluzionaria, seguitemi, vi guiderò, vi aiuterò nella rivoluzione, così da rimanere, fare una finta rivoluzione e rimanere al controllo, rimanere al potere anche nel mondo post-rivoluzionario. E quindi va a spegnere, a neutralizzare appunto la vera istanza politica, che come dicevo parlando di Paulo Freire, può essere veramente solo guidata dal popolo, solo il popolo può essere rivoluzionario, l'oppressore non ha capacità rivoluzionaria, l'oppresso sì. Non potrà mai esserci una rivoluzione che parte dagli oppressori, è impossibile. I ricchi e i borghesi si appropriano dei linguaggi e delle azioni dei rivoluzionari, facendosi passare per loro alleati, ma in realtà corrodendo dall'interno lo spirito proletario che muove la loro rabbia. Aggiungo io, come hanno fatto i bianchi con tutta la musica nera, dal jazz al rap, no? I bianchi americani e poi di tutto l'Occidente si sono appropriati del jazz e del rap, del jazz degli anni 20-30, del rap degli anni 90 inizio 2000, si sono appropriati di un genere che doveva essere proletario di classe, in questo caso addirittura etnico e razziale, non nel senso che la razza esista per davvero, ma che come costrutto sociale purtroppo esisteva, esiste ancora. Nel momento in cui esiste il razzista, esiste la razza come costrutto sociale, senza nessun fondamento biologico, che infatti va abbandonato, però come costrutto sociale. I bianchi si sono appropriati delle espressioni culturali nere che avrebbero dovuto emanciparle, invece i bianchi se le sono prese e hanno detto lo facciamo anche noi, lo sappiamo fare anche noi, forse persino meglio. Questo è un film sull'appropriazione classista.
Due altoborghesi capricciosi e viziati giocano a fare i comunisti, buttandosi stupidamente in piazza quando c'è da fare casino, ma senza partecipare alla reale costruzione dell'ideologia e della coscienza di classe. Loro stanno chiusi in casa, non vanno agli incontri, alle letture, agli scontri, no, vanno solo quando c'è la manifestazione, si può fare un po' di bordello, ma non fanno parte della coscienza di classe proletaria o anche solo studentesca. Il terzo invece, Matthew, anche lui agiato, gioca a fare il libertino con loro due, ma nel momento cruciale della scelta torna ad essere il pacifista liberale che era sempre stato. Lui non fa la rivoluzione, gli altri due ci si avventano per avventura ed ebbrezza, non per giusta rabbia e senza un progetto politico di società da realizzare. Poi io e il mio amico abbiamo anche convenuto che tanta sedicente sinistra è oggi più che mai malata di questi stessi vizi e che purtroppo, per fortuna, i più grandi personaggi italiani di sinistra sono stati anche i suoi più severi critici. Appunto, tanta sinistra è ammalata o del pacifismo liberale buonista di Matthew o dell'incoscienza sconsiderata e disorganizzata senza reale conoscenza e coscienza politica di classe dei due ragazzi, di fratello e sorella, e dicevamo infatti che purtroppo forse i migliori intellettuali di sinistra, almeno in Italia, almeno il secolo scorso, seconda metà del secolo scorso, sono stati proprio quelli che la sinistra l'hanno saputa criticare dall'interno, ma criticare e anche duramente: Bertolucci stesso, Pasolini, Gaber, Visconti, per dirne alcuni, che sanno eviscerare e nucleare tutti i problemi, tutte le magagne di questa sinistra, in cui volevano disperatamente credere, ma che vedevano annaspare, che vedevano fallire, che vedevano corrompersi. Sapevano stare a sinistra senza buonismi e ingenuità, anzi con quella punta di decadente pessimismo che li rendeva più saggi e più sinceri dei loro colleghi ideologi. E citavo una serie di canzoni di Gaber che dimostrano quanto lui abbia rispetto per le idee fondamentali della sinistra, ma poi la veda attuarsi concretamente male, come le persone di sinistra quando provano a fare cose idealmente di sinistra poi fanno tutt'altro, poi sbagliano, poi tradiscono questo ideale. La comune, chissà, nel socialismo, quando è moda è moda, la democrazia, la razza in estinzione, time le variazioni, la coscienza, qualcuno era comunista, il potere dei più buoni, il delirio, un capolavoro dopo l'altro, che parlano e che portano Gaber a essere veramente un intellettuale di una profondità, di un pensiero politico interessantissimo. Recentemente abbiamo parlato anche di Gaber, del suo lato più antropologico, prima o poi parleremo di quello politico, ma serve analizzare tanti testi, sarà dura, però prima o poi lo faremo. Poi, dopo questo panegirico entusiastico ed elogiativo su The Dreamers di Bertolucci, passiamo a qualche giorno più tardi, il 20 di gennaio. Nel pomeriggio ho guardato Pepi, Lucy, Boom e le altre ragazze del mucchio di Pedro Almodovar. Mi pare possa essere il suo primissimo film, forse comunque uno dei primi in assoluto. Ho visto anche Che cosa ho fatto io per meritarmi questo. Ne abbiamo parlato in una scorsa carrellata di film, dei quattro film vecchi che ho visto, Il fascino indiscreto del peccato, non mi ricordo i titoli, ma insomma 3-4 film di Almodovar molto vecchi che ho visto, ma probabilmente Pepi, Lucy, Boom e le altre ragazze del mucchio è il primo. Sopra le righe, tragicomico, colorato e musicato in modo provocatorio, eppure romantico, vintage pur rompendo gli schemi, inondato di rossi e di verdi, di mariti violenti, di trans, di disinibizione, marijuana e cocaina, di rapporti femminili intergenerazionali e insoliti feticismi. Puro Almodovar, primo periodo. Forse Cosa ho fatto io per meritarmi questo è più divertente, e L'indiscreto fascino del peccato, mi ricordavo gli stessi anche qua, più profondo. Ma in nuce ci sono già tutti gli stilemi di un inguaribile romantico e un dissacratore femminista. È un film, appunto, è una commedia demenziale un po' grottesca sopra le righe che liberalizza l'immaginario della sessualità e della droga parlando delle castrazioni e costrizioni sociali, della famiglia, della polizia, dell'autorità, dello stereotipo, eccetera, eccetera. La sera stessa ho deciso di guardare, per fare una sorta di annularità, Strange Way of Life, il cortometraggio di Almodovar che è uscito 6 mesi fa, mi pare, fine del 2023. Mi è parsa una buona accoppiata con quello di prima, il primo e l'ultimo per ora, no? Spero che Strange Way of Life non sia l'ultimo lavoro di Almodovar in assoluto, ma al momento è l'ultimo, è il più recente, mentre Pepi, Lucy, Boom e le altre ragazze del mucchio era il primo, quindi il primo e l'ultimo film di Almodovar, mi è sembrata una bella accoppiata.
La bizzarria e il grottesco si sono sublimati nel sentimento. La violenza è meno palese e più metafisica, esistenziale. Colori e musiche sempre saturissimi, ma qui armoniosi, mentre all'inizio erano dissonanti. La narrazione sempre eclettica al punto giusto, con l'ineccepibile costruzione delle relazioni e delle tensioni. Che percorso e che carriera incredibile, del buon Pedro. L'ho guardato con semplicità, non è magari l'opera più importante del Almodovar, però vedete quei rossi, quei verdi, quei colori saturi che nei primi film erano proprio pugni in faccia, fastidiosi, cacocromatici, come cacofonici, no? Cacocromatici, gli stessi colori molto saturi, adesso a fine carriera però sono eleganti, la fotografia è pulita, sempre con questi colori molto accesi, ma più armonizzati, più puliti, non so bene come. La regia, che prima era molto frammentaria e spezzettata, ha guadagnato eleganza, però le tematiche, le simbologie, i sottotesti sono sempre quelli: la sessualità, l'erotismo, la carnalità, il corpo, le costruzioni sociali, i ruoli di genere, i ruoli professionali, un mondo un po' grottesco, sopra le righe, surreale, divertente, dove succedono cose improbabili, dove i personaggi parlano in maniera fin troppo schietta e piccante e vivace rispetto alla realtà trita di tutti i giorni. È Almodovar, cavolo, che autore! Penso di aver visto almeno 15 suoi film, che ne mancano ancora, però cavolo, che autore madornale. Se non conoscete bene Almodovar, guardatevi almeno i principali, no? Guardatevi Parla con lei, Julieta, Tutto su mia madre, Dolore e Gloria, Madres Paralelas, questi 4-5, guardateveli. Guardate anche magari troppo simili tra di loro, sceglieteli più distanti, guardate che cosa ho fatto io per meritare questo, Julieta, Tutto su mia madre e Dolore e Gloria, magari questi 4, per farvi un'idea generale su Almodovar, perché è stupendo, è stupendo. Poi, vediamo, quando spogliare... Il giorno 22 gennaio, Jassim, in prima serata, al modernissimo Tardo Autunno di Yasujiro Ozu. Sinceramente sono molto stanco, non ho voglia di scrivere, capita anche questo. Somiglia paurosamente a Tarda Primavera, sembra un remake con lievi cambiamenti. Poi, guardando altri film di Ozu, ho scoperto che praticamente tutti i suoi film sono remake dello stesso film, cioè gli stessi attori, la stessa storia, praticamente sempre giovane ragazza in età da marito che non vuole sposarsi, mentre i suoi genitori cercano disperatamente di farla maritare. Lei non vuole, perché non vuole separarsi dai genitori, non vuole lasciarli soli, vuole prendersi cura di loro. Loro vogliono invece che lei si sposi per la sua felicità, e c'è sempre la paura che se diventa troppo vecchia poi non la sposa più nessuno. Quindi dinamiche familiari, dinamiche anche politiche che hanno un sottotesto femminista importante: la donna che è realizzata solo se si sposa, la donna che deve sposarsi giovane perché poi quando è brutta gli uomini non la vogliono, eccetera eccetera eccetera, che Ozu tratteggia con delicatezza, con candore, con eleganza, senza... è giapponese, sapete, si trattiene, è tutto trattenuto nei suoi film, non ci sono crisi isteriche, urla, litigate, pianti, è tutto più delicato, più interiorizzato, lo vedi in un tremolo delle ciglia. Già il cinema sicuramente è più interiorizzato del teatro, ma all'interno del cinema i giapponesi, gli asiatici sono i più trattenuti di tutti. L'emozione non si palesa quasi mai in maniera esplosiva e dirompente. Anche la trama difficilmente ha un climax, un crescendo in tre atti con punto di massima tensione, rottura, risoluzione, come nella narrativa occidentale. No, è tutto molto plain, delicato, minimalista, anche umanamente, esteticamente, ma appunto di una raffinatezza, di un garbo infiniti. L'altra, forse, no, Tarda Primavera, essendo un poco più breve, mi aveva ammaliato di più, avevo creduto di più nella magia, ma è anche una cosa che dipende tantissimo dallo stato mentale, dello specifico momento. Non so se provare irritazione o simpatia per questi adulti gioviali e impiccioni che vogliono a tutti i costi far sposare le povere ragazze, perché anche se c'è un sottotesto di critica sociale, però non è feroce. Questi adulti che appunto vogliono far sposare le ragazze perché sì, perché sì, perché devono, perché e si invadono le loro scelte di vita e vogliono, si impicciano e ficcanasano, però non sono ritratti da Ozu con cattiveria, come dei crudeli aguzzini, come degli invasori, dei violatori, delle persone abusive, semplicemente come delle persone, sì, un po' ficcanaso, ma alla fine allegre, simpatiche, bonarie, carine, anche tenere a modo loro, soltanto un po' invadenti, ma buone. Quindi non sai bene come...
per motivi personali e culturali fatico molto a capire questo fantomatico dilemma, no? Il fatto che le ragazze non vogliono sposarsi per non lasciare soli i genitori non ci appartiene molto, credo, almeno non al mio immaginario affettivo e familiare. Ma Ozu ha un tocco pazzesco nel raccontarlo, su questo non ci piove. Poi, giorno 23, giorno dopo, Justin Seale, l'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki. Adesso ho recuperato un 4-5 film di Kaurismäki perché ce ne sono tantissimi su Mubi. In autunno ho visto Foglie al vento quando è uscito, mi è piaciuto e quindi ne ho visti altri 4 su Mubi, tra cui l'altro volto della speranza. Adoro questo stile un po' tragicomico e un po' surreale di raccontare cose vere e veraci, fenomeni sociali e politici incarnati da personaggi esasperatamente inespressivi e sarcastici. Si può ben dire che la trama di questo film assomiglia a quella di The Old Oak di Ken Loach, che era un po' smorto, un po' didascalico, un po' lezioncina moralistica, un po' Ken Loach un po' perso, non mi è piaciuto molto rispetto ai suoi grandi capolavori, ma senza la retorica didascalica che rendeva quel film un po' stucchevole. Anzi, qua, fra dolore interiorizzato e scene grottesche, tutto si può trovare tranne il patetico. Tuttavia, devo dire che l'ho trovato un po' meno grazioso di Foglie al vento. Voglio assolutamente proseguire con i molti film di questo regista presenti su Mubi, e l'ho fatto in effetti. E sì, forse l'altro volto della speranza, che ha comunque una trama simile, molti film di Ozu hanno una trama estremamente simile, con questo stile veramente bizzarro, un po' surreale, dei personaggi che si fissano gli uni gli altri, no? Così. E sono sempre imbarazzati, a disagio, parlano poco, in tonalità inespressiva, non sanno che cosa vogliono, va sempre storto qualcosa, sono tristi, però anche divertenti, con i colori primari esagerati, case povere, birra, alcol, sono tutti alcolizzati nei suoi film, tutti licenziati, il lavoro che si perde, battute surreali che fanno ridere perché non hanno assolutamente senso. Che stile pazzesco. Grande Kaurismäki. Mi piace moltissimo, mi piace veramente tanto. E poi, vediamo cos'altro ho guardato. 26 gennaio, Jessin alle 18.44, La Costante di Krzysztof Zanussi, regista polacco. Ho già visto un altro paio di suoi film, poi dopo questo ne ho visto un altro ancora. Zanussi, Kieslowski, Skolimowski sono i tre registi, forse, e Polanski, sì, anche se poi si è spostato molto presto negli Stati Uniti, in Francia, altrove, però Polanski, Zanussi, Kieslowski e Skolimowski sono forse i registi polacchi più importanti da conoscere. Ho visto appunto La Costante. Ancora una volta, giovani, alle prese con studi universitari scientifici e i primi lavoretti. Questa è la vera costante. In tutti i film di Zanussi che ho visto, no? La struttura del cristallo, eccetera, eccetera, c'è sempre questa cosa qua. Giovani tra i 20 e i 25 anni che fanno l'università ma pensano di mollarla, oppure non la fanno ma vorrebbero iscriversi, chi ha fisica, chi ha medicina, ma sempre materie scientifiche, e si arrangiano un po' con i primi lavoretti e le prime relazioni un po' serie, magari la prima convivenza. A parte questo, in realtà, il tocco politico accanto a quello intimista e esistenziale discosta questo film dalla struttura del cristallo e Illuminazione, ecco l'altro che avevo visto all'epoca, Illuminazione, che parla esattamente della stessa cosa. Giovane ragazzo che cerca di capire cosa fare nella vita, sia a livello professionale che di studi, che in maniera un po' più profonda, esistenziale, proprio di se stesso. Non solo i dilemmi di un ragazzo che diventa adulto, ma anche i problemi di una società venale e opportunista, dove il nepotismo e le piccole corruzioni fanno la differenza tra l'agio e la miseria. Zanussi, come anche il primo Kieslowski, parla della Polonia degli anni 60-70 come un paese difficile, marchiato dalla povertà e dove quindi bisogna arrangiarsi con le amicizie, dove i ragazzi cercano ombre di felicità, sì, nella festicciola, ma soprattutto nell'alcol, soprattutto nella dispersione, nell'arrangiarsi, dove si rischia di finire molto tristemente, molto in maniera proprio squallida, non brutale, veramente sono brutale, però si rischia veramente di fallire, di fare poco nella vita. E questo sullo sfondo appunto di uno scenario culturale, economico, politico difficile, la Polonia che si trovava sotto il comunismo, che cercava in parte di uscirne, Solidarnosc, tutte le sue fattacce, momenti complicati e difficili.
una società particolare che questi ragazzi, questi giovani registi cercarono di raccontare a metà fra il neorealismo e il film russo politico storico, è qualcosa di molto impressionante. Stranissima la fotografia, così desaturata rispetto, no, soprattutto nella prima metà, dove la carnagione dei personaggi risulta letteralmente grigia. E poi quella vena iconica di dramma metafisico, lo stesso che Bergman racconta in Luci d'inverno e come in uno specchio, Kieslowski in Senza fine e l'episodio del decalogo sull'unicità di Dio. La morte come incognita, come fatto, come sfida alla razionalità, no? La morte come il fatto più incomprensibile e assurdo, la morte come qualcosa di inconcepibile, fuori dal mondo, fuori dagli schemi, la morte. La morte è l'assurdo per antonomasia. L'inconcepibile, quel senso vago di infinito panico di fronte alle coincidenze e agli apparenti contrappassi, che spesso poi diventa fede, ma pur sempre qualcosa di presentito, atteso, aleggiante, ineludibile e ineluttabile, no? La morte. E l'ingordigia, la ruberia, la grettezza, che c'entrano? Perché appunto qua c'è quel lato, quella vena esistenzialistica sulla fede, la morte, la vita, appunto su Dio, sulla speranza da un lato, e dall'altro però in questo film appunto la costante, una forte impronta politica sull'economia, sull'arrangiarsi, sullo scalare il lavoro, sul farsi amici i capi, sulla promozione, sul non andare contro il partito, non farsi notare, non essere la censura, i problemi politici, l'ingordigia, la ruberia, la grattezza, che c'entrano? Poco. È proprio questo il punto. Il protagonista vive di slanci morali e deontologici, no? È un cavaliere della fede, forse, ma sì, della fede morale, della fede umanistica nell'uomo, nella possibilità di bontà e di giustizia. Crede nella bontà, si proietta in realtà iperuranie inaccessibili ai bassoventrali colleghi, attaccati al denaro, alla terra, affondati nei beni materiali e inferociti da essi. L'uomo che si scala, l'uomo che diventa violento, brutale, animale, pur di possedere, pur di preservare il proprio possesso, la propria proprietà, l'integrità economica e materiale. Lui, proprio come l'uomo uscito dalla caverna che torna indietro a liberare i compagni, ne viene respinto e aggredito. Lui è un idealista, un utopista, un fantasioso, un buono, un morale, uno che crede ancora nella possibilità di essere giusti a questo mondo. Loro non lo capiscono, a malapena lo sopportano. Quindi è fatto per pensare alla bellezza platonica dei numeri, e vuole studiare matematica, e vivere in modo frugale, non gli interessa niente dei soldi, della casa. Loro per lucrare su un riflettore è rimasto accidentalmente in magazzino. Cioè hanno proprio orizzonti diversi, lui pensa alla bellezza pura ed estetica della matematica e alla bontà dell'essere umano. Loro pensano a come rivendere un riflettore che è rimasto invenduto. Incomunicabili, si trovano in sfere diverse dell'esistenza. L'infermiera, una ragazza con cui il ragazzo il protagonista interagisce e ha una relazione, vive in mezzo ai bruti e sa stare al loro gioco, ma ama l'utopismo di lui, ama la sua nobiltà d'animo. C'è la figura ellittica ed archetipica del padre, quella battuta pazzesca della madre che rifiuta gli antidolorifici sul letto di morte e offre il suo dolore come fioretto, un sacrificio per il figlio. C'è anche appunto una vecchia madre che si ammala e muore e che appunto dice no, ma mi va bene soffrire, no? Sta soffrendo terribilmente, gli ospedali non ci sono, non la tengono, non la vogliono, non c'è spazio, gli ospedali sono sovraffollati, la madre agonizza in casa e soffre terribilmente, ma rifiuta gli antidolorifici, dice no, Dio accetterà questa mia sofferenza come una preghiera per mio figlio, per il bene di mio figlio. C'è la musica dolcissima che entra ed esce dalle scene, sospendendo per un magico istante la vicenda. C'è il finale fatale, dove la colpa originaria si reitera, un fatto già accaduto si ripete più volte nel film. Questo film ha un incredibile spessore mistico e simbolico che non sto riuscendo ad afferrare nelle parole, ma sento di averlo intuito. Forse tornerò a rifletterci per tentare di riformularlo più tardi. In effetti, mentre scrivevo, ero insoddisfatto di questo mio commento al film. Ho colto degli elementi, ma li ho colti in maniera troppo algida, troppo fredda, un film che mi ha lasciato una forte impressione, sì, intuitiva, spirituale, simbolica, mistica, non so come chiamiamola in qualsiasi modo, però molto impalpabile, molto difficile da imbrigliare. Tutte queste cose che ho detto non sono esaustive, sono razionalizzazioni già troppo rigide, già troppo riduttive, schematiche. Questo film ha una magia incredibile, veramente particolare, ve lo consiglio caldamente. Poi vediamo allora,
No, scrivevo di musica. Oh, ecco qua. Il giorno dopo ancora, credo, no, sì, il 27, direi, in serata, Justine La Comune di Thomas Vinterberg. Amo Vinterberg, più lo guardo, più mi piace. Festen, riunione di famiglia, come si chiama? Submarino, forse di Submarino era dopo, non l'avevo ancora visto a questo punto, non mi ricordo. Submarino, appunto La Comune, anche lui mi è piaciuto tanto. Il Sospetto, capolavoro, Un altro giro, Via della pazza folla. È un regista pauroso. Per chi non lo conoscesse, è danese, ha fatto molti film che fanno parte del cosiddetto Dogma 95, un movimento cinematografico che puntava al minimalismo, quindi camera a mano, senza grandi attrezzature, impalcature, crane, cose varie, senza carrelli, senza niente, ovviamente non in studio ma nei luoghi reali, solo con luce naturale. Facevano parte di questo movimento Dogma 95, Lars von Trier e Thomas Vinterberg, sono i più famosi, altri registi che non mi ricordo neanche. Un movimento che appunto nasce nel 95 e dura in realtà pochi anni. Vinterberg e Lars von Trier fanno alcuni film in questo stile spoglio, minimalista, grezzo, sporco, e poi tutti e due si spostano a fare film invece dall'impianto formale raffinato, con una regia elegante, fotografie e colori molto lucidi, molto patinati e curati. Si sono entrambi spostati su altri generi, però per qualche anno hanno fatto parte di questo ideale cinematografico contrapposto all'artificiosità finta hollywoodiana. E niente, ho visto La Comune e sto piangendo. È un film meno sofisticato di tanti altri, nel bene e nel male. La genuinità dei personaggi e dei loro rapporti è semplicemente commovente, più che in Festen. Festen è scabroso, è brutto, quel che succede è proprio, sono rapporti familiari, affettivi, sbagliati, malsani, proprio violenti, abusivi. Qua un po' meno, i personaggi sono un po' più buoni, un po' più gentili e carini, hanno degli scontri, delle difficoltà, sono una famiglia allargata, parenti, amici ed estranei che hanno un palazzo e decidono di farci una comune, di vivere condividendo tutto dentro a questo palazzo. Solo che dopo un po' cominciano a sorgere dei dissidi, dei litigi, un senso di proprietà che è difficile da abbattere. Per quanto noi vogliamo essere ideologicamente comunisti, poi si rischia di ricadere nella trama, nell'avidità, nell'egoismo. È molto difficile. Alla fine tutti siamo comunisti, io credo, nel piccolo, in famiglia, tra amici molto stretti, non si bada ai vestiti, ci si scambia i vestiti, ci si offre a vicenda continuamente da bere, da mangiare, ci si paga l'un l'altro le cose, ci si regalano, barra prestano, ma cioè, ci si danno proprio, c'è una fluidità degli oggetti che ci si danno a vicenda senza definire neanche se dovranno tornare indietro o se sono regalati, se ci si fanno regali gratuitamente in momenti random dell'anno, non solo al Natale, al compleanno, no? Tra amici o tra amici molto stretti, in famiglia, penso che tutti viviamo un po' di comunismo, un po' di libera condivisione dei beni senza vincoli di proprietà. Estenderlo a tante persone, tante, qua parliamo di una decina di persone che stanno in questo palazzo, figuriamoci decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni. Estendere il comunismo a un'intera società è difficile, forse addirittura impossibile. Forse addirittura può darsi che il comunismo funzioni solo in piccoli gruppi di persone molto affiatate che si vedono dritte in faccia, che quindi sono stimolate dall'empatia, dal volersi bene. Forse su larga scala il comunismo non può essere di sicuro perfetto, perché è impossibile che su un bacino così largo di umanità non scattino mai delle dinamiche di egoismo, di possesso, di ingordigia, di avidità. Non lo so. Questo film appunto parla di questo. È meno sofisticato, è più drammatico. Quello che conta è la polpa emotiva, sentimentale dei rapporti tra i personaggi, i loro affetti, volersi bene, volersi male, litigare, stare insieme. Quindi sono i loro rapporti, è semplicemente commovente, più che in Festen, appunto. Festen, che fa parte di Dogma 95, è torbido e scabroso. Questo è più commovente e tenero. C'è lo strazio intollerabile del lutto e della solitudine, come in Submarino, ah, l'avevo già visto, ma col tocco euforico di vita e di gioia, di riunione di famiglia, che è pure fin troppo limpido e brioso, perdendo un po' di spessore. La riunione di famiglia è un po' la versione allegra e tutto sommato comica di Festen. Una situazione narrativamente simile, ma molto più leggera, allegra, divertente. Quindi no, c'è la solitudine, la difficoltà sociale, il lutto, lo strazio come il submarino, ma l'euforia, il brio, l'allegria di riunione di famiglia. E poi,
Vivere in famiglia, appunto, forse fin troppo leggerino e spigliato. Dei sospetti e un altro giro ci sono la mezza età, un diffuso senso di castrazione e il desiderio conseguente di liberazione, il conflitto tra la vita privata e la carriera, le dinamiche di gruppo fra sostegno e peer pressure, no? Fatto che in gruppo, molto spesso nei film di Vinterberg si vedono questi gruppi di uomini di mezza età in piena carriera che sembrano essere molto amici, sono molto amici, ma senza rendersene conto a volte si fanno del male, si mettono gli uni addosso agli altri, forti pressioni, stigmi, ipocrisie, delle cose che sono amici ma non è mai un'amicizia veramente aperta, intima e fiduciosa. C'è sempre qualcosa che non va, magari con la famiglia, magari con il lavoro, ma c'è sempre qualcosa che non torna dentro questi gruppi ridanciani, allegri e anche un po' goliardici, anche nel senso deteriore della parola. Fra sostegno e peer pressure ricorre spesso anche l'alcol come elemento inquietante di disinibizione, credendo di dare la stura all'amore e al divertimento. Molto più spesso in realtà i personaggi di Vinterberg si lasciano correre a briglia sciolta la crudeltà e il rancore. Quindi l'alcol, che dovrebbe renderli più allegri e alleviare le loro solitudini, magagne, sofferenza, tristezza, delusioni, paure, e renderli più amorevoli, divertenti, spassosi, aperti al prossimo, in realtà spesso attraverso l'ubriachezza lasciano andare le loro vendette, i loro rancori, i loro odi, i loro pentimenti, le cose più negative. E i bambini che fanno una brutta fine. Sì, anche questo ricorre. Ma amor vincit omnium, no? Se da amor vincit omnium, l'amore vince tutto. Più o meno, almeno in questo film, dal finale relativamente ottimistico. E poi c'è il tema politico della comunità. Submarino e Festen sono molto negativi e pesanti e finiscono male. Riunione di famiglia e questo, la comune, finiscono abbastanza bene. E poi c'è il tema politico della comunità. Finché si tratta di spartire beni e doveri, facciamo finta che sia facile. In realtà è un attimo che la prima mancanza da parte di qualcuno rinasca l'ira privatistica di chi ha condiviso di più o assolve con più zelo i suoi doveri, perché giustamente si sente sfruttato, no? Se tra le persone, sia tra persone che dovrebbero condividere i beni e i doveri nel prendersi cura di un ambiente, nel cucinare, lavare, gestire una casa, fare tutto quello che c'è da fare, qualcuno è un po' pigro, fa meno degli altri o condivide un po' meno degli altri, si tiene a qualcosa per sé, ecco che chi invece lavora tanto e condivide tutto si sente ingannato, si sente derubato, si sente sfruttato. Quindi è un attimo che anche lì, a provare a condividere equamente i beni e i doveri, rinasca un po' il risentimento e la vendetta. Ma diciamo che sia, facciamo finta che si possa anche fare. Ma quando entra nel gioco gli affetti e i sentimenti, cioè sempre, anche il più fervente oppositore del denaro e della proprietà privata scopre cosa siano la brama e l'invidia di possesso. L'amore e il potere, ma secondo Shakespeare anche la bellezza, attraggono i ladri più dell'oro. L'orgoglio e il senso di responsabilità rischiano di vanificare nell'intimo delle emozioni le più radicate persuasioni economiche, filosofiche e politiche, rendendo intollerabili i sacrifici e i compromessi necessari per vivere veramente in comunità. Cioè, se anche riusciamo a condividere equamente, senza sperequazioni, i doveri e i beni materiali, gli affetti, la coppia fissa, l'amante, il figlio, l'amico stretto, quando si parla di affetto, di sentimenti, di vicinanza e di intimità, ecco che condividere equamente in gruppo senza limitazioni diventa difficilissimo. Ed è quello che succede in questo film, dove la comunità, la comune, in più momenti si spezza, si spacca, perché gestire, condividere anche gli affetti non è per niente facile, rendendo intollerabili i sacrifici necessari per vivere in comunità. Il mio affetto per i luoghi, oggetti e persone so per certo essere esclusivo e possessivo. Non credo che ce la farei, questa è una riflessione mia su di me. Il mio affetto per i luoghi, gli oggetti e le persone so per certo che è esclusivo e possessivo. Io a condividere gli affetti importanti e profondi non credo proprio che ci riuscirei. Eppure, continuo ad apparirmi così bello e così giusto, almeno provarci, oltre le nebbie del sogno. Grazie di Vinterberg. Giorno dopo, 28, Justin, il discorso del re, di Tom Hooper. Ma non sapevo che fosse lui, che fosse suo, finché non sono iniziati i titoli di coda e l'ho letto. Che carino. Il discorso del re. So che questo film è odiato dai cinefili per aver immeritatamente vinto agli Oscar contro Pearl di Fincher e Aronofsky, e posso capirlo. Ma se lasciamo perdere questa giusta polemica, sono stato, ha vinto un sacco di Oscar in un anno in cui c'erano dei film paurosamente migliori. Vero, per carità.
Ma se lasciamo perdere questa giusta polemica, è comunque un buon film di buon intrattenimento, basato soprattutto su una solida sceneggiatura e due ottime performance protagoniste. Soprattutto non conoscevo questo lato di Geoffrey Rush, da carismatico, irriverente, istrione. Sì, un po' come Barbossa nei Pirati dei Caraibi, ha i suoi momenti un po' più salaci e provocatori, però non così tanto. Poi ha un carisma pazzesco, che bel personaggio, molto, molto grintoso. Per carità, la riflessione storica e politica è a malapena in sottofondo. Mi verrebbe da dire che il film sarebbe stato ugualmente bello se Colin Firth, avesse interpretato un ragazzetto liceale americano degli anni 90 o qualsiasi common man del mondo, cioè nel senso che fosse il re d'Inghilterra. Boh, cioè, l'ho trovato puramente ambientale, non mi è sembrato che facesse parte del senso profondo, del significato, della riflessione del film. Sì, alza un po' la tensione, no? Perché essere balbuziente, se devi fare discorsi pubblici a un'intera nazione in un momento difficile, ovvio che fa alzare l'asticella, però è solo per aumentare la tensione. Non mi sembra che ci sia una reale, vera riflessione sull'essere re, su cosa significhi essere re, la monarchia, il potere politico. Non mi è sembrato questioni magari sociali o di classe, no? Non mi sembra che ci fossero, cioè sarebbe potuto essere chiunque altro. Ma le dinamiche umane, la messa in scena funzionano, sono molto ben lubrificate, con giusto equilibrio tra vezzi d'autore, soprattutto nella composizione molto asimmetrica e a volte espressionistica delle inquadrature, e stilemi consolidati del film drammatico, no? Detesto un po' la genericità di questa denominazione, film drammatico, ma non posso negare che spesso torni utile, no? Il film drammatico è il calderone che raccoglie tutto ciò che non è di genere. Se non è giallo, non è horror, non è fantascienza, non è teen drama o rom-com, allora è drammatico. Vabbè, ce lo teniamo così. È vero, ci sono appunto, soprattutto nella regia, nella composizione dell'inquadratura, tanti pezzi d'autore, tante particolarità, tante cose abbastanza eccentriche, proprio letteralmente inquadrature eccentriche, no? Dove sono molto sbilanciate spazialmente, un uso particolare dell'inquadratura della regia. Però al contempo c'è un andamento narrativo dei personaggi, dei momenti molto cliché, molto normali per il film drammatico, per il film di intrattenimento. Les Misérables credo sia migliore, ha più trovate brillanti e una gamma più varia e più profonda di sentimenti, ma vedo bene come sia il perfezionamento, l'incremento di pregi già evidenti qui, no? Les Misérables è un film che porta a pieno compimento i pregi, le qualità, le capacità che Hooper però già dimostra in questo film. Una certa leggera e spigliata eleganza della regia, una buonissima direzione degli attori e una buona cura scenografica e fotografica delle ambientazioni storiche. Fila tutto estremamente liscio. Ora sono molto curioso di vedere The Danish Girl, che ho visto, come sapete, perché ci ho dedicato un intero video di mezz'ora a quel film. Andatevelo a recuperare. Poi, Jesse In, L'uomo senza passato, di Kaurismäki. Abbiamo parlato prima dell'altro volto della speranza, adesso L'uomo senza passato. Amo i suoi personaggi soli, no? Di Kaurismäki. Tristi ma non disperati, ironici e stoici per sopravvivere alla miseria. Amo che l'unione faccia la forza. Amo le musiche dolenti con personaggi eccentrici e quelle vivaci con personaggi impassibili. Amo la flemma silenziosa di chi si accontenta dei desideri e della bellezza. Amo la cattiveria senza senso dei pochi che mettono nei pasticci di molti. Amo la malinconia di chi ha fatto tanti errori e calma la propria vita di nuove e colma la propria vita di nuove forme di felicità. Amo la grottesca schiettezza di chi si arrangia e la tenera piccola generosità di chi ha poco. Amo le amicizie fondate sulla sconfitta e concluse dalla rinascita. Amo la malinconia silenziosa dei poveri e la determinazione di chi non sa cosa cerca. Amo le fantasticherie che alleggeriscono l'imbarazzo e il senso d'amore, senza ardori o eroismi, di generosità che riaccende la vita. Poi, 5 febbraio. 5 febbraio, sempre di sera, momento prediletto per la visione di film, Just Seen Happy End di Michael Haneke, che prima abbiamo citato rapidamente Funny Games. Ho visto anche Happy End, così come ho visto Amour e recentemente Niente da nascondere, tutti pazzeschi.
sembra la parodia perturbante della classica commedia familiare che finisce con un matrimonio. E poi ha quell'aura catastrofista psicologica di Submarino, che citavamo poco fa, di Winterberg. È pieno di aspiranti suicidi, alcolizzati, falliti professionali, pessimi genitori, fedifraghi, e che più ne ha più ne metta. Un'umanità allo sfascio. Non sono neanche sicura che esista questa società così facoltosa e azzimata ma piena di disperati, ma forse proprio per questo è così disturbante. Insomma, in effetti, quasi tutti i film di Nick che ho visto finora hanno tutti per protagonisti delle persone relativamente ricche, benestanti, con famiglie ed esistenze disastrose, dove non si fidano l'uno degli altri, dove si sentono sempre soli, dove sono costretti ad ammazzarsi, dove vogliono ammazzarsi, dove si uccidono gli uni gli altri, dove c'è uno sconforto esistenziale, dove c'è incomunicabilità, dove c'è un'incomprensione di fondo tra le persone, dove non si riesce a stare insieme dietro a tutto, dove c'è l'accidente, la casualità ingiustificabile, imperdonabile che rovina un'esistenza. Però sono ricchi, benestanti, sempre dentro a case molto pulite, molto, molto eleganti, molto ricche, un sacco di colore, un sacco di bianco nei vestiti, nei mobili, nelle pareti. Non sono sicuro che esista questa fascia di società, però è molto disturbante. Mi chiedo che cosa volesse dire Haneke mettendo in bocca a 30 anni la battuta sul fatto di aver soffocato sua moglie, come in effetti il personaggio di 30 anni in Amour fa, solo che ha un altro nome. I due film non dovrebbero essere collegati, non sono... Cioè, c'è in entrambi 30 anni e in entrambi sembra che abbia soffocato sua moglie. Però il personaggio cambia nome nei due film. Le trame dei due film non sono conciliabili, se ricordo bene, anche con cose che succedono prima, dopo, parenti, dovrebbero essere conciliabili. Non possono essere il sequel l'uno dell'altro. Solo un'oziosa strizzata d'occhio? Può essere. Un'altra cosa strana di questo film sono i non segnalati salti temporali e tutte le ellissi che lasciano fuori dallo schermo puntualmente i momenti più concitati o drammatici, dedicando tutto lo spazio ai complessi e dolorosi sentimenti dei personaggi. Cioè, alcuni tra i fatti più importanti del film vengono riferiti, come nella tragedia greca, no? Arriva il messaggero, arriva il personaggio che ha assistito ai fatti e li racconta. Accadono fuori scena, fuori dallo schermo. È poco cinematografica questa cosa. La regia è prepotentemente minimale e la musica quasi assente. Che crudezza! Film di Haneke hanno appunto un impianto formale, geometrico, prospettico molto rigoroso ed elegante, ma minimale, che sta lontano dai personaggi, li tiene sempre al centro, non c'è musica per enfatizzare i momenti drammatici, non c'è niente, proprio sembra di vedere un documentario sadico su persone distrutte, molto fastidioso. Non riesco bene a definire quanto sia stato spiacevole, artisticamente spiacevole, quindi giusto, bello, però cerca l'arte che sa farti parlare anche le cose brutte, vedere questo film. Mi lascia il magone. E le scene iniziali, riprese come dal cellulare, erano inquietantissime. In effetti questo film si apre con un discorso molto tipico di Haneke, da quello che sto vedendo, scoprendo in questi mesi, con delle riprese che assomigliano a stories di Instagram, più o meno. Hanno proprio un'inquadratura verticale, con i commenti che scorrono, sembrano stories di Instagram. E succedono cose brutte, cioè sono tipo riprese che fanno dei ragazzini o dei bambini, di un coniglietto che muore, di una madre che si prende pastiglie antidepressive, di scene brutte, inquietanti, ma commentate con allegria, perché, oh, guardate questo bel coniglietto come muore, una cosa pervertita, sbagliatissima, che mostra brutti lati dei social, della narrazione video moderna, molto, molto macabra, molto affamata di disgustoso, di morbosamente attaccata, come dicevamo anche sull'informazione con Gaber, al brutto, alla morte, alla distruzione, no? C'è una grande sete di questo nella nostra epoca. Poi, al modernissimo, il 6 di febbraio in serata, ho fatto per tutto il mese una rassegna su Truffaut, quindi sono andato a vedere tantissimi film di Truffaut, ho visto Jules Gim, ho visto appunto l'Histoire d'Adélash, La donna della porta accanto, che è questo di cui parliamo adesso, poi ho visto 4, se non 5. Justine, con lo stesso amico con cui avevo visto The Dreamers e con il quale avevo tanto discusso, La donna della porta accanto di François Truffaut. Cavolo,
Mi piace questo suo lato più melodrammatico, più di genere, con atmosfere un po' più classiche, ad esempio l'uso prettamente drammatico di una solennissima partitura di archi, no? La musica è molto, molto classica, la fotografia calorosa, le trame sentimentali che ritrovo in questo film, nella seconda metà di Jules Verne e in parte anche in Effetto Notte. So che per molti sarà una bestemmia, ma preferisco questi titoli più tardi alle pellicole della Nouvelle Vague piena, no? Come I 400 colpi, eccetera. Ecco, film come I 400 colpi e Tirate sul pianista sono briosi e socialmente rilevanti, hanno indubbiamente rivoluzionato il modo di intendere la narratologia, il montaggio e la costruzione dei personaggi nella storia del cinema, ma mancano proprio di quella classica struttura drammaturgica e degli elementi formali estetici che rendono emozionante ed immersiva l'esperienza del cinema, cioè appunto i film di Truffaut più acclamati, cioè quelli della Nouvelle Vague, cioè quelli degli anni 60. Sì, hanno inventato una quantità di tecniche una più nuova dell'altra, hanno fatto anche cambiato un po' il modo della recitazione, la scrittura dei personaggi, il montaggio, la regia, i ritmi, i tempi. Certo, la Nouvelle Vague ha sbloccato molto la macchina cinematografica, l'ha resa più spigliata, l'ha resa capace di raccontare storie in una maniera molto più decostruita, dinamica, briosa, avvincente, che non ti spiega tutto pezzo per pezzo, ma che ti fa anche un po' correre dietro al film. Però questi film, sperimentalmente e storicamente importantissimi per la storia del cinema, però non hanno tutta quella potenza emotiva e sentimentale, non ti coinvolgono così tanto da un punto di vista emotivo, psicologico, introspettivo, sono molto sperimentali. Si vede che sono degli esperimenti tecnici e formali, perché di contenuti, oltre a sì, va bene, a essere tra i primi a toccare alcuni temi che allora erano un po' tabù, però non sono così umanamente di spessore, così profondi, così appassionanti. No. Vabbè, verrò radiato dall'albo dei cinefili, che per fortuna non esiste. Un po' come il Dada. Sono importanti provocazioni stilistiche e intellettuali, ma passata la loro epoca perdono molta attrattiva. Anche Fino all'ultimo respiro mi ha fatto fare le stesse considerazioni, no? Di Godard, che era andato anche quello, mi pare, a gennaio. Quindi Fino all'ultimo respiro, formalmente e stilisticamente, lo so che ha cambiato la storia del cinema, però non è più così avvincente né così emozionante come forse era allora. In fondo, se esistono strutture narrative e stilemi estetici classici, sarà perché funzionano, no? Ci sarà un motivo. Detto ciò, per me Fanny Ardant si conferma la donna più bella che abbia mai visto, e il mestiere di Depardieu sui modellini di Petraliere mi ha ricordato quello di Léo in Non drammatizziamo, è solo questione di corna. Anche di Truffaut ne ho visti parecchi di film: La donna della domenica, Mica scema la ragazza, Tirate sul pianista, I 400 colpi, appunto quelli che ho citato adesso, Non drammatizziamo, è solo questione di corna. Insomma, ne ho visti tanti di Truffaut. Mi piace questa fase qua, un po' più drammaturgica, un po' più sentimentale, un po' più classica, anche se è successiva, in realtà è più classica, quella che appartiene appunto alla storia di Adèle H, o Adèle Ash, e questo qua della donna della porta accanto, che è un dramma sentimentale, niente di più. Dramma sentimentale, un triangolo, amanti che si incontrano, vorrebbero stare insieme, forse sì, forse no, tira e molla con conseguenze terminali. Niente, fine, tutto qua. Però eleganza, raffinatezza, interpretazione, bellezza fotografica, registica, appunto Fanny Ardant, che è di una bellezza sconvolgente. Qua cioè, funziona, è una storia classica raccontata in modo classico, con un'estetica classica, ma funziona. Poi, ancora uno o due film, direi che per oggi possiamo anche finire. Allora, Parco della Montagnola, Justin, oh, eccoci qua, 12 febbraio, Justin, Destino cieco di Krzysztof Kieslowski. Prima citavo i polacchi, ho visto Zanussi, ho visto Kieslowski, si alterna un po', tra l'altro giusto ieri, oggi è il 31 di marzo, ieri il 30 ho visto un altro film di Kieslowski, Il cinematore, quindi insomma, per dire che c'è una ricorrenza. Io è raro che faccia una monografia tipo per un mese, per due settimane, anche solo per una settimana guardo solo film di un solo regista, mi annoio, non mi garba, e poi ho notato anche che tendo a confonderli, soprattutto se il regista ha uno stile molto unico, molto riconoscibile di tutte le sue opere, finisco per mescolarli. Se io guardassi in una settimana 7 film di Kaurismäki, non mi ricorderei più quale è quale. Già adesso i 4-5 che ho visto li confondo un po' perché hanno trame molto simili. Se li guardassi troppo ravvicinatamente li confonderei. Quindi diciamo che io più che altro tendo a
sull'arco di 2-3 mesi ritornare varie volte su 4-5 registi. Appunto, in questo periodo sto vedendo comunque Kieslowski, Zanussi, Kaurismäki, Haneke, Winterberg. Sì, tra dicembre e febbraio ho guardato tanti film di questi 5-6, però spargendo le distanze di 3 mesi, quindi allontanandoli l'uno dall'altro e alternandoli tra di loro. Ho visto, c'è una ricorrenza, c'è un approfondire, ma non proprio martellante, non un'immersione monografica. Non ci riesco, non so voi, ditemi un po'. Che rabbia. Destino cieco di Kieslowski, che rabbia. Scena d'apertura e scena di chiusura più sue che mai. La scena d'apertura, se non ricordo male, è un primo piano di una bocca che urla. Ah, così. Brutta. Che fastidio. Devastanti. Con tutte queste ellissi e i salti temporali mi ha un po' ricordato Mirror di Tarkovsky. Meno confuso di quello, ma non di molto. Una biografia poetica intrecciata a fatti storici, colma di risentimento e tristezza, una generale disillusione politica che diventa esistenzialismo e metafisica. E, come in tre quarti dei film polacchi che ho visto, il protagonista è un ragazzo in età universitaria che sospende e riprende i suoi studi in ambito scientifico. Kieslowski è in grande debito con Zanussi, era un suo fan estimatore, tra l'altro proprio nel film che ho visto ieri, cioè Il Cinematore, che è il secondo film di Kieslowski, mi pare, compare Zanussi, cioè Kieslowski parla di un uomo che si appassiona di cinema e comincia a fare il regista, ama Zanussi e lo invita nel proprio piccolo club di cinefili del proprio paesino. Zanussi compare realmente nel film, compare anche una piccola sequenza di colori mimetici, un film di Zanussi, e cioè proprio Kieslowski omaggia Zanussi, lo invita nei propri film e scrive un film in cui il protagonista si ispira a Zanussi, quindi palese, cioè sta parlando di sé. Kieslowski è in debito creativo, tematico, stilistico con Zanussi tantissimo. Questa ossessione di Zanussi e Kieslowski è disturbante, obiettivamente dopo un po'. Bellissimo però vedere il comunismo sotto tutte queste luci, nei suoi lati eversivi e in quelli reazionari. E un giovane sbatacchiato di qua e di là dai casi e dagli incontri della vita, sempre adepto di qualcosa o qualcuno in cerca di una libertà inesistente. È vero, in questo film si vede il comunismo ormai deteriorato, che è diventato autoritario, censorio, manipolatorio, che controlla la gente, che non lascia dire, non lascia fare, che invade la vita delle persone, le loro scelte private. Si vede il comunismo ormai fascista, ormai il comunismo pienamente corrotto, che ormai chi di comunista, se aveva qualcosa all'inizio, ormai l'ha perso. È greve, pesante, però è un importante ritratto storico, soprattutto dei paesi dell'Est Europa che hanno vissuto sotto l'Unione Sovietica, prima un grande sogno che ha letteralmente infiammato il mondo e poi una terribile caduta, un fallimento totale, utopico, morale, filosofico, materiale, di vite, di economia, sì, ma soprattutto di speranza, un tracollo devastante e terribile, un arco che ha molto segnato la storia dell'umanità, quello dell'URSS, prima come slancio e poi come terribile fallimento. E Zanussi e altri registi polacchi come Kieslowski sanno raccontarlo proprio negli anni 60, in quel momento in cui ormai scricchiola, ormai si vede che sta colando a picco. Poi, 14 febbraio, Just Seen, mio zio d'America, di Hélène Resnais. Tra l'altro è buffo perché c'è un altro film di Resnais, mi pare fosse il primissimo film di Resnais che avessi mai visto, che si intitola Voglio tornare a casa e che parla di un americano, di un fumettista americano in visita in Francia. Quindi mio zio d'America, un fumettista americano che ha una figlia a Parigi e che va a trovarla in Francia. Mi pare fosse questa la base di Voglio tornare a casa. Quindi Resnais ce l'ha su con gli americani in visita Francia, sembra, se non che in realtà l'amico americano, cioè lo zio americano in questo film non esiste, è una visione metafisica. Che senso? Adesso vi spiego. Wow, sembra la fusione fra The Tree of Life di Malick, ne abbiamo parlato, e Due o tre cose che so di lei di Godard.
non ho mai visto le vicende sentimentali dei personaggi così strettamente legate, le scene degli uomini topi, che peraltro ricordano Rabbids di Lynch, ad un discorso sociologico e antropologico così astratto e preminente. Sembra quasi un documentario che si prende la briga di raccontare alcuni aneddoti esemplificativi dei comportamenti umani che spiega, perché in questo film si alternano alcune vicende con personaggi, con una trama, rapporti umani, attori e attrici che interpretano dei personaggi in cui succedono delle cose, a degli altri momenti in cui c'è la voce fuori campo, oppure uno scienziato tipo un biologo, un antropologo, non lo so, che viene inquadrato e spiega alcune dinamiche della società umana, come sfoghiamo la crudeltà sui più deboli, come il fatto appunto di avere un nemico ci fa stare meglio, proprio noi scarichiamo le nostre tensioni catarticamente prendendocela con un nemico, non importa che sia colpevole o no del nostro male, spesso e volentieri ci sfoghiamo rabbia e crudeltà con un nemico che non c'entra niente, semplicemente per stare meglio noi, anziché andare alla vera, trovare i veri colpevoli, andare alla vera radice dei mali che ci affliggono, dei discorsi sull'egoismo, sull'evoluzione, su un sacco di cose alternati a delle vicende personali, drammatiche, sentimentali. Molto strano. Mannaggia se sfida i generi questo film. Vicissitudini romantiche, familiari e lavorative abbastanza classiche, ma comunque ben scritte e ben recitate, diventano la struttura di supporto di un'esplicita e antinarrativa disamina della natura umana. È pazzesco. E che impressione questa disamina. Un po' di Aristotele, un po' di Girard, questo filosofo René Girard che parla del concetto di vittima sacrificale, di capo espiatorio, di come la società appunto cerchi un nemico su cui addossare tutte le proprie colpe per sacrificarlo, ucciderlo e così ristabilire la pace, no? Quando c'è una crisi si trova un nemico, un capo espiatorio, si danno tutte le colpe su di lui, lo si uccide, lo si nega, e chiaramente, fenomenologicamente, lo si nega per ristabilire la pace e la coesione del gruppo. Poi scatterà di nuovo una nuova crisi di interessi confliggenti, si darà la colpa a qualcuno e come si farà il capo espiatorio. Una filosofia interessantissima quella di Girard, me ne ha parlato molto un mio amico che studia filosofia a Milano, ciao Justin, che si è appassionato tantissimo di questo filosofo perché ha fatto un esame su di lui e ha molto intrigato anche me, ho comprato dei libri, prima o poi li leggerò anche, suppongo. Una filosofia pazzesca, cioè questo è un documentario sulla natura umana con ogni tanto delle storie drammatiche, non lo so, un po' di Aristotele e un po' di Girard, qualcosa di acuto e non troppo incoraggiante, ma poeticamente potente, perché poi appunto la messa in scena, la narrazione, anche il voice over, ma le musiche, la fotografia sono poetici, sono cinematografici, non è un documentario nel senso stretto del termine. Anche questi momenti teorici, filosofici, didattici in cui ti spiegano dei concetti, però sono maestosi, sono teneri, sono commoventi, c'è la musica, la fotografia, sono... Ah, bella anche la riflessione tra cattiverie personali, locali e stragi su vasta scala. Resnay ha riflettuto molto in Hiroshima Mon Amour e in Notte e Nebbia su cos'è una strage di massa. Ormai di Resnay ho visto 6 film, ma sono per lo più opere minori, dato che mi mancano ancora le sue più famose. Considerato quanto ho amato queste qua, non oso neanche immaginare quelle che mi mancano. In effetti devo ancora vedere l'anno scorso Marienbad. Cioè, Resnay fa paura, posso dire. Ha una capacità poetica. L'ho visto poco tempo prima, secondo me a dicembre, Cuori. Mi pare che il titolo internazionale fosse Public Fears in Public... Private Fears in Public Places, no? Paure private in luoghi pubblici. In italiano invece l'abbiamo tradotto Cuori. Anche lì, delicato, sentimentale, ma anche un esame piuttosto inclemente dei rapporti umani, dei nostri affetti. Ah, cioè, Resnay ha una capacità di conciliare il filosoficamente pessimistico e un po' hobbesiano con, o girardiano per essere più precisi, con il poetico drammatico romantico, che è incredibile. Un autore intellettuale, ma non come Godard, che è ingodibile, i suoi film sono interessantissimi filosoficamente ma inguardabili narrativamente. No, Resnay sa raccontare le storie, Melò, La vita è un romanzo, forse è il mio film preferito per adesso suo, sono straordinari veramente. Recuperatevi tutto quello che potete di Resnay. 18 febbraio. Sono stato al Modernissimo, sempre con il solito amico, quello di
della donna della parte accanto e di The Dreamers a vedere l'uomo che amava le donne, di nuovo di Truffaut, appunto, c'era tutto il mese dedicato a lui. Un'ufficiosa trilogia interessantissima, io non so se Truffaut la intendesse come trilogia, ma la poetica sembra farne parte, no? La donna della porta accanto, Adele H, no? Adele Ash, e questo qua, l'uomo che amava le donne, sono strettamente accomunati dalla riflessione, ahimè molto maschilista, come fino all'ultimo respiro di Godard, sul femminile. Se da un lato questo è dei tre il più oggettificante nei confronti delle donne, cioè parla di un uomo che ha un tumbler de femme, che ha un sacco di relazioni, che conquista donne una dopo l'altra, e poi lo racconta in un libro, no? Racconta il proprio casanovismo o dongiovannismo in questo libro. Ecco, tutte o quasi cadono inermi ai piedi del protagonista, alla sua più piccola avance, e i pochi uomini del film mostrano di ammirarlo sguaiatamente. Però, anche se forse questo qua, l'uomo che amava le donne, è quello che oggettifica di più la donna, appunto facendone un ritratto abbastanza terribile, è anche l'unico che si autocritica e problematizza almeno la questione, dicendo chiaro e tondo che la compulsione di quest'uomo non è del tutto sana, sebbene non sfoci in violenza e cattiveria. Lui appunto è un seduttore seriale che salta di donna in donna continuamente, e ci sono dei personaggi nel film che lo criticano, che dicono questo qua è un essere umano disgustoso. Poi ci sono le donne che invece cadono nelle sue avance e che cedono come se fossero tutte unanimemente, follemente attratte da lui, perché lui è un grand'uomo e a lui non ci si può opporre, che è una visione terribile, terribile, terribile della donna. Però ci sono dei personaggi del film che dicono che lui è un essere veramente schifoso a comportarsi così. Molte donne di Truffaut sono nevrotiche e scostanti, oppure ossessive o ancora invasate. Non è una bella rappresentazione, ma non si può negare che i film restino formalmente e narrativamente interessanti. Anche il personaggio di Fanny Ardant, La donna della porta accanto, è un ritratto positivo di donna. Certo, se tu la prendi come una storia individuale, dici vabbè, una donna può anche arrivare a quei livelli di follia e disperazione, sì. Ma perché me lo racconti sempre solo delle donne e mai degli uomini? Se prendessi La donna della porta accanto come un singolo film di una singola donna, andrebbe bene. Se tu la prendi però come una poetica che vede sempre le donne tutte un po' così, allora diventa maschilismo. Quindi Truffaut ha una visione maschilista oggettivamente della donna, fermo restando che i film restano formalmente e narrativamente interessanti. Qui forse il messaggio finale sul lascito di chi muore è il più banale che ho visto finora, assai più interessante, anche perché sbagliata, la meditazione sul rapporto uomo-donna. Sì, cioè si cerca di fare un discorso sul lascito, sull'eredità, su come un uomo possa durare oltre se stesso, oltre la propria morte, lasciando qualcosa agli altri, al mondo, però non è niente di che. È molto più interessante appunto sì quel lato lì del rapporto seduttivo uomo-donna, anche perché è sbagliato, comunque è pensiero di un autore importante, è ritratto di un'epoca e tante cose. Lo prendiamo come qualcosa su cui riflettere e che come film è piacevole, è seguibile, è godibile. Ultimo film, dai, per oggi basta, giusto perché è un altro di Charismachi, quindi ci sta, stiamo parlando di Charismachi, facciamo Charismachi. 18 febbraio, sera, Justine, Ombre nel Paradiso. Ora, dovrei farvi vedere qua, ho fatto proprio un elenco puntato di cose da spuntare, no? Allora, mestieri sottoproletari, ci sono. Personaggi laconici, fatto. Abuso d'alcol, ci mancherebbe. Impacciata storia d'amore, a posto. Ironia grottesca, spuntato. Piccole band rock amatoriali, licenziamenti, yes. Lieto fine, sì. Composizioni geometriche e forti tinte primarie, sì. C'è tutto, è decisamente un film di Charismachi. Un Wes Anderson ante litteram che ha deciso di concentrarsi sulla solitudine e sulla povertà. Un Chaplin che sostituisce alla malinconica esuberanza a una sorta di testarda tristezza. Un Ken Loach che ha letto troppo Kierkegaard e Beckett. Non so, puro Charismachi, che sfrutta i lunghi silenzi e la pervicace introversione di tanti nordici per creare però, a differenza di altri registi, penso a Joachim Trier, Lars von Trier, anche Winterberg nei suoi momenti più cupi, a differenza di altri nordici, non per creare un clima di orrore e di angoscia, ma pragmatica disillusione e ostinato desiderio di riscatto, mai del tutto possibile.
quasi come se tutti i suoi protagonisti fossero dei Don Chisciotte senza logorrea o dei K, no? Penso a Kafka, no? Del processo, un po' più fortunati. Qui Falce e Martello promettono un sogno triste per due amanti che non hanno nulla da perdere. Come tutti i suoi protagonisti, rimarranno sempre irriducibilmente tristi, troppo segnati dalla vita. Il lieto fine è una vittoria relativa, parziale, il meglio che si può ottenere in un mondo egoista e alienato. La propria piccola nicchia romantica e favolosa in mezzo al grigiore dell'ingiustizia sociale e dell'insicurezza. Sì, in Carismachi non si vince mai del tutto. Si ottiene una mezza vittoria, una piccola, appunto, sì, bolla, nicchia romantica favolosa, carina, di amore e tenerezza, dentro però una vita comunque difficile, che resta povera, resta frustrata, come diceva Larino Gaetano in Il fratello figlio unico, frustrato, deriso, abbandonato, picchiato, odiato. I film di Carismachi parlano sempre comunque di emarginati, di ultimi, che riescono con fatica e in questo modo un po' grottesco, surreale, tragicomico, a ritagliarsi una bolla di felicità. Ma nulla di più, una bolla sottile e fragile dentro un mondo molto difficile. E niente, per oggi abbiamo finito. Oh, che bello! Haneke, Zanussi, Kieslowski, Kaurismäki, altri, Bertolucci, The Dreamers, tanti bei film, mi sembra di avervi parlato. Ah sì, beh, il discorso di forse Il discorso del re è il film più leggero, tra quelli meno importante tra quelli di cui abbiamo parlato oggi. Tutti gli altri, comunque, ben fatto, appunto, fila liscio, funziona, però è meno importante, meno spessore di tutti gli altri. Però insomma vi direi che vi consiglio praticamente tutti i film, quello di Resné, appunto, vabbè, Quarry l'ho accennato giusto di sfuggita, ma cioè Resné da vedere tutto quanto, assolutamente, tutti i film stra mega consigliati. Faremo altre carrellate in futuro, vedremo altre cose, o ancora in realtà tutto il mese di dicembre, quello che ho visto tra fine febbraio e adesso a marzo, che ormai è finito. Ce n'è di roba, potrei parlarvi di film, in realtà potrei fare un canale solo parlando di film, solo che beh, non mi piace a voglia di parlare anche di filosofia, letteratura, politica, attualità, tante altre cose, quindi vi beccate quello che arriva, se siete arrivati fin qua, grazie, buoni film, buone visioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!